Buongiorno amici di Cacciapassione, siamo oggi venuti a Cagli in provincia di Pesaro per scoprire quelle che sono le novità legate al collare di addestramento Caddi. Benelli già da qualche anno ha cominciato a interessare e a sviluppare un progetto legato all'addestramento dei cani e soprattutto all'utilizzo dei collari per la caccia. Hanno implementato il software, l'hanno reso molto più facile, molto più semplice, molto più user-friendly, come si direbbe in questi casi, e oggi effettivamente sul campo andremo a provare queste che sono le novità che ci hanno proposto. Ci stanno aspettando, abbiamo già messo i collari ai cani, abbiamo fatto il settaggio delle applicazioni, è stato veramente rapido e immediato, e adesso invece andiamo finalmente a caccia per apprezzarne sul campo le caratteristiche. Ciao Domenico, insomma non hai bisogno di presentazione, insomma il capo progetto del CAD. Ci stai mettendo passione, impegno, diciamo che lo consideri un po' un figlio da questo punto di vista. Noi tutte le volte ci incontriamo con grande entusiasmo, mi racconti le novità, me le spieghi. Devo dire che insomma io le capisco e io sono il cacciatore medio, mettiamolo così, quindi se le capisco io sono facili per tutti. E oggi stiamo provando, come abbiamo detto prima, le nuove funzionalità del Caddi. Ci sono tante piccole novità che sono molto importanti, però che danno proprio quella marcia in più, porta Caddi a un livello veramente, veramente preciso, veramente importante e funzionale. Le due modalità di visualizzazione e di utilizzo del dispositivo, che sono mappa o bussola, avrei notato con che precisione, con che velocità la mappa si muove in funzione di come viene orientata, di come si orienta il cacciatore. Questo rende tutto chiaramente molto immediato, fruibile, naturale del prodotto. Ti permette anche di avvicinarti all'animale o al cane, in questo caso con un ottimo livello di sicurezza, perché uno guardando la bussola sa esattamente la direzione, ma guardando la mappa sa la conformazione del territorio. Quindi sa se magari deve attraversare un fosso piuttosto che c'è un qualcosa che impedisce il raggiungimento rapido e riesce a fare il giro. Quindi ti dà proprio la percezione della situazione. Grazie all'utilizzo delle mappe fotografiche, non satellitari, molto puntuale tutto. E lo schermo, il dettaglio, la risoluzione offerta dai telefonini, avere insomma chiara la situazione, la percezione del territorio dove si sta cacciando è molto semplice. Lo scopo del navigatore vocale avanzato, ovvero ti guida sull'animale appunto con il meccanismo dell'orologio, quindi inferma ore 1, ore 2, ore 3 e così da indirizzarti in maniera precisa e puntuale sul. E come dicevamo, importante, senza avere in mano il telefonino, quindi esatto. Ti posso concentrare, posso tranquillamente tenere in mano il fucile, tenere tutto tranquillo, sì. Concentrare senza difficoltà.